Allora, Stracandidi, buonasera a tutti. Video un po' compassato, viste le condizioni di salute non proprio brillantissime mie, come anche un po' quelle degli azzurri questa sera contro l'Empoli. Una partitaccia non sporca, putrida, merdosa, di quelle fastidiose che probabilmente sono destinate a non essere vinte. Però trovi il guizzo di Victor che anticipa il difensore, si prende il rigore. Il rigore è netto, cominciamo a non fare troppe polemiche inutili. Lo va a tirare Lozano che lo incalcia malissimo, malissimo, e però riesce comunque a buttare la palla dentro. Alla fine il Ciughi stasera migliore in campo, perché la partita la cambia lui, assolutamente. Segna il gol che ci porta in vantaggio. L'azione che genera il cartellino rosso, il secondo giallo all'Uperto, è la sua, e poi un'azione meravigliosa, quella del 2-0 con l'apertura, il cross sull'inserimento di Zielinski che fa 2-0. Una vittoria fondamentale, venuta fuori in una partita non giocata benissimo. A tratti mi ha ricordato lo Zanetti dello scorso anno, alla prima di campionato, quando venne a Napoli col Venezia. Lì però la giocammo noi in 10 per l'espulsione di Victor nel primo tempo, nel secondo tempo la sbloccò Insigne sul calcio di rigore. Quindi una partita simile nello svolgimento, quella di oggi. Zanetti fa sempre queste partite, ci vengono sempre a dire che sono allenatori che giocano, poi vengono a fare le barricate, e se non fosse per il tiro nel recupero di Bairami con Alex, che si è fatto trovare presente, chiudevamo anche a sto giro con l'ennesima avversaria che chiudeva senza fare manco un tiro in porta. È finita 2-0 degli azzurri, 38 punti, ce ne stiamo seduti sul divano. Io mi prendo anche un bel tè, una copertina, e mi guardo cosa fa il Milan stasera, poi ci sono tutte le partite di domani, e poi ci ritroviamo sabato pomeriggio per l'ultimo incontro degli azzurri nel 2022 in casa al Maradona contro l'Udinese. È una vittoria granitica, ragazzi, è una vittoria di quelle che valgono doppio, perché arrivano attraverso una prestazione non proprio da ricordare. Ma va bene così, non puoi essere brillante per 50 partite. Le difficoltà ci sono, le squadre vengono a chiudersi, giocano bene, ripartono, studiano anche delle soluzioni alternative. L'importante è che poi, in una maniera o nell'altra, le riesci a sbloccare. Stracandidi, vi saluto, vi auguro una buona serata. Forza Napoli sempre, non dimenticate che il calcio fa bene alle ossa, soprattutto le mie, che sono un po' rovinate da questo stato influenzale che mi ha acchiappato. Un abbraccio e alla prossima, ciao ragazzi.